ciao. Ti ho portato una cosa. Hai vinto la moto. Sul serio? Sì. Vieni. Sto cadendo. Oggi siamo qua in Cortina d'Ampezzo. È una bellissima giornata e finalmente è arrivato il momento che tutti stavate e anche noi stavamo aspettando. Abbiamo estratto il vincitore della pit bike di Fuel Milan. Quella che si vinceva acquistando un qualsiasi prodotto online sull'e-commerce fuelmilan.com. Bene, il vincitore questo weekend is in vacanza here in Cortina. So, we bring the bike, vi abbiamo portato la mini moto che ora vi faccio vedere più nel dettaglio, tutta customizzata, Fuel Milan, coloratissima, quindi grafiche stronzi, gomme nuove, eccezionale, e andiamo a fare una sorpresa a te, che guarderai il video dopo averla ricevuta e dirai, ero proprio io quel ragazzino a portargliela, surprise, siamo d'accordo con i genitori, quindi è tutto molto studiato, molto bene, molto bravi, bravi. Bravi, bravi genitori che ci aiutate a fare queste sorprese. La moto è questa. Vi faccio vedere la moto e poi andiamo su da lui. La moto è questa. Oh shit! Wiggle, wiggle, wiggle. È arrivato il momento, come ti senti? Secondo te come la prenderà Lorenzo questa sorpresa? Secondo me rimarrà contento perché comunque è una pit bike a marce senza frizione, quindi anche se rimane in prima da fermo lei spinge un po' ma non si spegne, quindi è comodissima perché impara a usare le marce ma non con la frizione subito, che è un po' una rottura di scatole all'inizio quando non hai mai guidato una moto. Ma come si fa nella vita a non avere un Silverado per poter portare le moto ai ragazzini? Veramente, guarda. Che figata avere questi veicoli a disposizione. Che noi diciamo sempre che siano veicoli inutili, ma in realtà, vedi, hanno la loro utilità. Sono totalmente inutili. No, da parte vero. Tre volte l'anno. Mentre andiamo là, volevo ringraziare personalmente Gippi, che è l'istruttore numero uno d'Italia di pit bike, e Blata, colui che costruisce queste stupende moto. Ma non da meno anche Thinking Design, che ha fatto quello studio di grafiche e ci appoggia sempre in tutti i progetti di moto custom che facciamo e portiamo sul canale Fred Perlom on YouTube. E ringraziamo anche tutti voi di aver partecipato al contest, perché solo così si può continuare a creare nuovi regali da dare a uno di voi. Senti, abbiamo fatto un pieno e mezzo per arrivare sulla Cortina da Milano a una velocità media di 97 km orari, quindi rompendoci pure le palle. D'altra parte, cosa puoi pretendere da un 5000 V8 con le gomme da 35 pollici che pesa la bellezza di 30 quintali? Ma bambo alle ciambe! Ciambo alle bande! Alle monne e le minne! Let's go to the delivery place to give the bike to the guy! Lorenzo, stiamo arrivando! Il Chico Delivery sta arrivando! Stiamo arrivando! Scendi! Ok raga, siamo arrivati al posto del delivery. Andiamo a vedere e a cercare il diretto interessato. Let's go. Lorenzo.
Buongiorno signora. Ciao, ciao. Ti ho portato una cosa. Hai vinto la moto. In serio? Sì, non lo sapevo. Oggi te la porti a casa. Fantastico. Tutta sua. Fantastica. Quattro tempi, quattro marce, senza frizione. Non sapendo a chi l'avremmo regalato, adesso facciamo una moto che anche uno che non l'ha mai usata è in grado di guidarla. Qua la accendi, qua la spegni e fanne buon uso. Bellissimo, grazie mille. Bene raga, e anche questa è stata consegnata. È siamo già a due moto vinte grazie ai Contest Fuel Milan. Lorenzo era emozionatissimo, 14 anni, non se lo aspettava affatto, però mi è sembrato molto contento. Beh, direi, dici? Anche perché è un corsista, quindi cosa meglio che avere due moto anziché una. Ricordatevi di seguire Fuel Milan su Instagram, perché a breve comincerà il nuovo contest. Quindi mi raccomando, stay strong. Ci vediamo nel prossimo video. They say I'm too emotional.